Fai musica, parlavamo prima, no? Ah, il modo di fare musica. Il modo di fare musica. Sì, prima nei camerini parlavamo della tecnologia. Chiediamo anche al nostro pubblico come si è evoluto tutto. Beh, e diciamo che noi abbiamo cominciato a fare musica nelle famose cantine, quelle dove ci si riuniva insieme a quelle che oggi sono le sale prove per voi. Quando noi cominciavamo a suonare, sale prove non esistevano. Per noi c'erano le cantine tappezzate di contenitori di uova, sapete, per frenare il suono, con chiaramente tutti vicini che venivano giù. E non c'era, la nostra ricerca era quella di trovare un posto dove poter fare musica. Devo essere onesto, io amante della tecnologia, super amante della tecnologia, devo dire che oggi mi ritrovo in modo fantastico in questo mondo. Ti ritrovi, ti piace questa tecnologia? Sì, perché poi essendo un pigro e essendo amante della tecnologia, sono riuscito a fare sposare queste due cose, nel senso che oggi utilizzo il computer per poter fare musica e per poterla fare insieme a Giorgio a casa sua a Genova. Io abito a Milano, per cui io gli mando un file e gli dico rimandami il file con l'organo e lui me lo rimanda. Anche con l'America, anche ormai in America, siamo interconnessi e questo lo dico anche a voi che lo sapete meglio di me, è una maniera fantastica di poter interagire e di potersi scambiare le conoscenze. E loro si sono ritrovati praticamente in questa realtà, no? Per cui per voi assolutamente, anche perché fortunatamente adesso la nuova tecnologia ti permette anche di fare cose, registrazioni, take a casa tua. Noi per esempio l'ultimo EP che è uscito, che contiene anche la colonna sonora delle Cronache di Narnia, gran parte delle registrazioni di chitarra, anche per esempio una canzone abbiamo registrato le voci addirittura giù in taverna, poi il fratello che comunque lavora tutto il giorno al computer su queste cose, lo sa meglio di me. E poi anche noi per rivivere un po' gli anni 70 abbiamo tappezzato le nostre pareti con i cartoni delle uova. Ragazzi, abbiamo... questo è il vostro momento, la vostra esibizione, che cosa ci proponete? Mi avete detto un pezzo blues di... Sì, visto che prima abbiamo parlato delle nostre origini, abbiamo pensato, perché non facciamo sentire... Come avete cominciato. Esatto, okay. Esattamente. Before you give me
specie di questi ragazzi abbiano iniziato col blues. Pensate, c'è uno scarto generazionale con mio figlio che ha 14 anni, perché tu ne hai 10 più di lui, e lui adesso è tutto rap, funky, mentre loro con solo 10 anni di differenza hanno praticamente questa, hanno preso, avete cominciato con il blues, per cui avete... Una scelta colta, sì, una scelta molto raffinata, una scelta per esperti, davvero, per musicisti. Cioè, per persone così giovani, no? Non trovate? Sì, sì, no, ma sono loro comunque la mosca bianca, perché... sono una cosa a parte, dici? Sì, perché quelli che hanno la loro età è difficile pensare che abbiano cominciato con il blues, perché col blues ho cominciato io. Ho cominciato, a fondo con le radici. No? Cosa vi ha appassionato? Per me è stata un po' la nostra infanzia, è stata un po' dura. No, la vostra mamma magari. L'estate ci portavano sempre in una casa in montagna, 3 mesi, una casa praticamente dove... No, era il nostro posto di vacanze, che tra l'altro anche... un bellissimo posto immerso nella natura, c'era questo jukebox, noi avevamo questo jukebox, dove dentro c'erano tutti i 33 giri, c'erano tutti i 33 giri di dischi blues, rock and roll, perciò mi ricordo ancora che per ascoltarli dovevamo mettere dentro la monetina, se no moglie... Era una cosa strana, ma per noi è normale. Raccontando una cosa come se raccontasse la fantascienza. 50 lire. Si metteva 50 lire un disco, 100 lire per esatto. Avevamo però tutti i dischi di classici del rock, del blues, di Elvis, stessi Beatles, Rolling Stones. Allora da lì comunque è nata questa passione per la musica di quegli anni, e non solo il blues, che comunque ancora prima, che è il padre fondatore di ogni genere attuale. Bravo. Come dice mio marito, grande appassionato di jazz. Sì, sì. Ah, ma infatti, vedi, è la musica che hanno fatto dopo che ha rovinato tutta la generazione. Nel 2009 poi siete andati a Londra, nei famosi studi di Abbey Road, questo è, siete andati diciamo, dove tra l'altro registravano i Beatles così, è stata più un'esperienza per imparare, di formazione o che cosa? Come mai avete deciso di andare lì? Ma sicuramente lì c'è una cultura di fare musica, a cominciare dai tecnici, da come ti microfono un amplificatore o quant'altro, che è completamente diversa. È stata sicuramente molto, ma veramente molto costruttivo, ci ha dato delle nozioni importantissime, e comunque registrare in uno studio così importante ti mette anche molta soggezione, perché noi abbiamo registrato nello studio 3 di Londra, che è lo studio più moderno, cioè lo studio 1, che è dove registrano le grandi orchestre, lo studio 2, che è proprio quello dei Beatles, storico. Noi eravamo lo studio 3, anche se collegandoci al discorso che abbiamo fatto prima, appunto della tecnologia nuova, personalmente, anche se gli studio di Abbey Road sono veramente gli studi fantastici, preferisco registrare magari nell'ambiente di casa mia tranquillo, anziché essere un grande studio, però essere in soggezione, perché appunto... Perché eri molto in soggezione, ieri... È lo studio dove sono andati tutti, non puoi non avere... Anche se è strano che magari è il sogno di ognuno andare a registrarla, sì, è stata una bella esperienza, ma... Non la rifaresti? No, non lo so, cioè no, secondo me è stata una bella esperienza, però come ti dicevo prima, lavorare a casa proprio, penso che lavori più tranquillo, puoi rendere di più, può rendere, perché può rendere più, sì. L'emozione ci gioca, è più una cosa, ci vado al B-Road perché sono gli studi dei Beatles, però in realtà il materiale che c'è al B-Road ce l'abbiamo anche negli studi in Italia, cioè no, cambia solo, diciamo, la concezione di come viene registrato il take. Poi comunque ci siamo tolti delle belle soddisfazioni, perché abbiamo avuto la fortuna di registrare gran parte dei brani contenuti in metà con la London Symphony, è un'orchestra fantastica, strepitosa, davvero intonatissima, al primo take facevano già tutto, ed è stata una fortuna grandissima, anche perché all'interno c'erano dei musicisti che avevano registrato addirittura
dei brani con gli stessi Beatles, con tantissimi altri mostri sacri della musica italiana, sì, italiana, mondiale, scusa, e ti ritrovi lì, sono persone semplicissime che anzi mettono a disposizione tutta la loro conoscenza. Soprattutto non è cara. Non è cara. Era una battuta. Una settimana di abbonamento alla metropolitana costa come un mensile qua in palestra. Sì, è una città tra le più care del mondo proprio. E come vedete l'evoluzione della vostra musica nel futuro? Beh, adesso stiamo già facendo qualcosa di nuovo e stiamo un po' avvicinando all'elettronica senza che l'elettronica prenda sopravvento su sulla musica, diciamo, suonata, però ci piace un po' mischiare due mondi così apparentemente distanti, ma se messi insieme nel modo giusto, secondo me rendono molto. Perché la cosa, diciamo, interessante è che stiamo sperimentando molto con l'elettronica, però utilizzando comunque dei suoni vintage, perché nelle chitarre si va alla ricerca proprio del suono degli anni 70, quindi è un magari quindi, potreste diciamo riprendere qualcosa dentro. Ah beh, certo, come no, come poi no. Tornare qui a proporci. Va bene, ok, allora Ricky e Giorgio, invece per voi Sanremo cos'è stato? Quindi hanno segnato